Oggi siamo a Gravedona. Abbiamo sempre visto soltanto i punti più conosciuti, quelli un po' più noti. Abbiamo abbandonato la macchina qui in un parcheggio stranamente gratuito. Andiamo un po' così alla cieca. Volta che filmo questa sequenza perché mi sto arrangiando con il mio gorilla, solo che continuamente mi registro e mi taglio la testa, quindi adesso sto piegata così dovrei starci, perché la macchina fotografica si trova in una posizione un po' precaria che dopo vi faccio vedere. Praticamente ci troviamo su delle lingue di cemento che escono qui in mezzo al lago, siamo a due passi dalla spiaggia e niente di che. Adesso giro così vi faccio vedere meglio. Eccoci, abbassiamo qua. Aspetta, Olè. Eccoci. Vedete, siamo su delle lingue di cemento un po' melmose, quindi non è che potevo continuare ad andare avanti e indietro prima che mi faccia un tuffo. E il lago oggi è proprio calmo. Ci sono queste ondine. Ecco, vedi? L'acqua è proprio qui. Sotto i nostri piedi, sotto i miei piedi, miei e del gorilla. Ho individuato il prossimo posto dove andare a fare qualche bella foto, che è là, e adesso ci andiamo. C'è un bel clima, si sta benissimo, un bel calduccio autunnale. Mi dicono che in valle faccia freddo, in Valsassina, ma non ci credo perché qui c'è un bellissimo sole. Sto andando a quella rampa che abbiamo visto prima. Però spero di aver preso la strada giusta, perché non so dove sto andando. Ok, direi che non mi sono persa. Siamo arrivati, prima ci trovavamo lì, con la spiaggetta. Adesso invece siamo in questo posto inesplorato. Siamo già arrivati in un posto che non conoscevamo. C'è un parco giochi per bambini, quella è sempre Santa Maria del Tiglio. Ho mangiato una pizza. Quindi non era cibo tipico, ma è tipica perché si chiamava pizza Gravedona e quindi vale lo stesso. L'ultimo sole, è praticamente l'ultimo buchino di azzurro e poi si è tutto coperto di nubi. Cachi. Quanti cachi! C'è una pianta piena di cachi, arancioni, belli. Abbiamo trovato la sirena del lago di Como. Eccoci. Vedi che abbiamo esplorato. Abbiamo trovato questa. Cos'è? Tira su i Clair, dice. Sono delle ricostruzioni di antiche attività commerciali, questo evidentemente era un macellaio. Wow, che bella macchina da cucire! Cin cin cinzano soda. Il ferro da stiro. Wow, questo è il Palazzo Gallio. Le Lucie. Questa è una Vespa. Ah, ma qui non abbiamo visto un calesse e un violino. Abbiamo fatto bene ad addentrarci in modo così senza sapere dove stavamo andando, perché stiamo trovando proprio dei bei, bellissimi angolini. Qui prendiamo via al castello, che in realtà è questa. Abbiamo trovato un altro posto interessante dove ha vissuto Alessandro Volta e prima di inventare la pila.
Sono scesa da queste scalette ed ho trovato un altro punto privilegiato da cui guardare il lago. Mi trovo proprio sotto al Palazzo del Gallio. Se fosse estate si potrebbe quasi fare un bagnetto qua. Invece sembra che siamo venuti in due giorni diversi, perché stamattina c'era il sole e adesso si è tutto annuvolato e è proprio una tipica giornata autunnale. Però è bellissimo. Abbiamo seguito un cartello che dice panorama e quindi adesso eccoci, dovremmo sbucare esattamente qua dove c'è questo bellissimo panorama su Gravedona. Praticamente siamo saliti da lì in mezzo alle viuzze, abbiamo fatto tutto il giro flu 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 flu, e siamo scesi da qua.